Di meravigliose navi da guerra divise in quattro categorie. Oh mio Dio, ok, anche troppo, basta che sto youtuber mi sta sulle balle, peraltro. Salve a tutti, io sono Elon Gamer e benvenuti in questa nuova recensione. Forse non tutti sanno che il Elon Gamer, prima di finire a fare lo youtuber, lavorava in una scuola. Sì, avete capito bene, non solo ero l'insegnante di informatica, ma gestivo praticamente anche l'ufficio amministrativo e siccome il Elon Gamer ha sempre lavorato tutta la sua vita, era anche il tecnico che doveva praticamente gestire tutte le apparecchiature elettroniche della scuola e quindi praticamente mi ritrovavo fra le mani sempre un sacco di proiettori. Poi, siccome non mi basta mai nulla, ovviamente lavoravo anche in un teatro e quindi anche lì proiettori. Quindi sono stato circondato letteralmente tutta la mia vita da questi meravigliosi dispositivi. Diciamo che se Rocco praticamente ha maneggiato patatine per tutta la sua vita, il Elon Gamer si è ritrovato coi proiettori. Ok, è andata meglio Rocco, ma vabbè i dettagli. E ammetto, avrei sempre voluto avere io stesso un bel proiettore. Il problema dei proiettori è che prima di tutto costano normalmente tantissimo. In questi anni la tecnologia effettivamente ha fatto passi da gigante e peraltro consumano anche un sacco di corrente, occupano molto spazio, scaldano tantissimo, fanno rumore. Insomma, praticamente è meglio accontentarsi del normale televisore di casa. Però in questi anni ho tenuto sotto controllo la scena dei proiettori portatili. E sono sempre rimasto deluso, no, non sto scherzando. Fino adesso i proiettori che trovate normalmente in commercio, è vero, sono molto piccolini, tascabili, però quando andate a proiettare un'immagine ha una risoluzione pessima in 480 praticamente, la qualità dell'immagine è orribile, la luminosità del proiettore è praticamente inesistente, anche se siete in una stanza buia non si vede nulla. E sarò onesto con voi, tutti i mini proiettori che ho provato in questi anni un po' mi hanno deluso. E all'improvviso mi sono ritrovato fra le mani questo piccolo gioiellino. Oggi infatti lo andremo a testare, è qualcosa di fantastico. Stiamo parlando del mini proiettore Capsule Max che mi è stato gentilmente inviato per questa recensione dalla Nebula. È una ditta che fa decine e decine di proiettori, sia quelli piccoli che quelli grandi. Sono di tutti di ottima qualità, davvero. Questo è il primo che testiamo, ma se ho capito bene, me ne dovrebbero mandare anche altri. L'ho testato per 2 settimane, ragazzi. Un'esperienza incredibile, meravigliosa. Lo voglio assolutamente. È un prodotto che effettivamente costa un pochettino, stiamo parlando di 450-500 euro, ma sono soldi ben spesi. Quando si tratta di proiettori, ragazzi, andare a risparmiare non è mai una buona idea effettivamente, perché vi ritrovate un prodotto economico con un'immagine davvero scadente. E onestamente questo mini proiettore fa la stessa cosa che fanno proiettori più grandi, la qualità è ciò su cui Nebula ha effettivamente puntato. Sì, perché nonostante questo prodotto sia mini nelle dimensioni, fidatevi, è maxi nelle sue caratteristiche tecniche. Allora, andiamo a vederlo più da vicino. All'interno della confezione troviamo il manualetto ed il telecomando. Vediamo un po' di tirarli fuori. Ed ecco qua il mini telecomando, che è un compagno indispensabile per un proiettore portatile. È davvero molto piccolo nelle dimensioni. Qui c'è il vano batterie che potete sostituire all'occorrenza. Ovviamente stiamo parlando di un telecomando a infrarossi, quindi dovrete puntarlo verso il dispositivo. Ci sono i classici pulsanti di accensione. Potete gestire i movimenti tramite le 4 frecce e confermare le operazioni. Potete tornare indietro, tornare alla home. E il classico pulsante a 3 righine vi permetterà di accedere eventualmente ad altre funzioni. Con il tasto meno e più potete regolare il volume di questo meraviglioso dispositivo. Sì, perché non è solo un proiettore, lo potete utilizzare, ragazzi, anche come speaker Bluetooth, perché gode di una potenza di ben 8 watt, un prodotto davvero incredibile. Mentre invece nella scatoletta qua sotto potete trovare l'alimentatore che vi permette di ricaricare la batteria interna del vostro Capsule Max. È di dimensioni abbastanza generose perché è da ben 45 watt, voglio dire, i proiettori consumano un sacco di corrente e pertanto avranno bisogno di una batteria molto capiente. All'interno trovate anche la spina che potete tranquillamente, ecco qua, andare ad installare in modo tale che sia compatibile con lo standard italiano. Perfetto! Ma passiamo effettivamente al protagonista di questa recensione, ovvero il mini proiettore Capsule Max. Ragazzi, guardate innanzitutto, ecco qua, via la scatola, la sua linea. È un piccolo gioiellino, sembra di avere in mano una sorta di robot futuristico. Come potete vedere è davvero molto piccolino nelle sue dimensioni, stiamo parlando di 14,5 cm di altezza per circa 8 cm di diametro per un peso di 726 grammi. Ecco, non è leggerissimo in effetti, ma dovete tenere in considerazione che ha una batteria da ben 9700 mAh, stiamo parlando di circa 2,5 volte i normali cellulari, che vi permetterà di utilizzare questo piccolo gioiellino senza il caricabatterie da circa 2 a un massimo di 4 ore, dipenderà da diversi fattori come ad esempio la luminosità della lampada, che tipologia di video state vedendo e molto altro. Allora, il design io vi giuro lo adoro alla follia, la maggior parte della parte esterna è fatta in metallo microforato in tutti i suoi punti, che permette al dispositivo di dissipare efficacemente il calore, perché come vi ho detto i proiettori consumano un sacco di corrente e producono un sacco di calore. All'interno c'è una ventola che è davvero
silenziosa, qualcosa di incredibile. Ammetto, non mi aspettavo davvero un livello così basso di rumorosità. Praticamente prende l'aria fresca dalla parte frontale e la espelle dalla parte superiore. Riuscite forse a intravedere effettivamente che c'è una piccola griglia direttamente qua dietro. Nella parte inferiore qua sotto è stato installato uno speaker da ben 8 watt. Potenza più che sufficiente, fidatevi, l'ho testato per 2 settimane come vi dicevo, ed è qualcosa di incredibile. E la qualità audio, ragazzi, è fantastica. Il suono è bello cristallino, potente. Sia le frequenze alte che le frequenze basse sono ottimizzate in maniera perfetta. E ovviamente non dimentichiamoci della lampada del Capsule Max, che praticamente permette di proiettare immagini in 720p, che è qualcosa di incredibile per un prodotto così piccolo, fino a 100 pollici di diametro. Ragazzi, è come avere praticamente un televisore da 100 pollici portatile. Ovviamente dipenderà dalla distanza a cui metterete il dispositivo dalla parete. Tendenzialmente sarebbe meglio ovviamente un telo di proiezione, ma una parete bianca va benissimo. Io ho una parete un attimino grigio scura in casa e si vede da Dio, ragazzi, vi giuro, è una cosa incredibile sto prodotto. Dato che proietta immagini a 200 ansi lumen, è una luminosità davvero considerevole per un mini proiettore. Da quest'altra parte invece trovate la mini telecamerina che calcola l'autofocus. Sì, perché praticamente in un circa un secondo lui calcola effettivamente la distanza del dispositivo dalla parete e mette l'immagine a fuoco in maniera praticamente perfetta. Dopo lo andiamo a testare, ragazzuoli, non vi preoccupate. Mentre invece sulla parte posteriore del Capsule Max troviamo, a partire dall'alto, il sensore infrarossi che vi permetterà ovviamente di utilizzare il telecomando, quindi lo dovete ovviamente puntare in questa direzione. Il pulsante qui sopra vi permetterà di passare dalla modalità di proiezione a quella di speaker Bluetooth, quindi praticamente lui spegne la lampada, spegne anche la ventola e lo potete utilizzare tranquillamente come un normalissimo speaker Bluetooth di ottima qualità da ben 8 watt. E sotto ancora ovviamente è presente il pulsante di accensione e spegnimento. Entrambi i pulsanti sono anche retroilluminati, cosa vuoi di più dalla vita. Sulla parte inferiore troviamo una generosa dotazione di porte e ingressi. Qui abbiamo un jack da 3,5 mm che vi permetterà di collegare qualunque dispositivo audio, come ad esempio un cellulare, un computer portatile, una console, quello che vi pare piace. Qui a lato troviamo una porta HDMI che vi permetterà quindi di collegare la componente video. Vi ricordo che l'HDMI, oltre al video, trasmette anche l'audio, quindi non avrete bisogno di utilizzarli assieme. Utilizzerete il jack tendenzialmente per utilizzare il Capsule Max solo per trasmettere l'audio. Quindi con l'HDMI praticamente potete utilizzare qualunque dispositivo che abbia a disposizione questa porta. Qui a lato troviamo una porta USB. Non avete un computer, non avete un cellulare, via dicendo? Avete una chiavetta USB con dentro file MP3, video MP4 e anche in diversi formati? Il Capsule Max, essendo dotato di Android TV 8, praticamente è come avere un tablet a portata di mano o un computer, che dir si voglia, e quindi sarà in grado di leggere le chiavette e utilizzare effettivamente la maggior parte dei video che saranno presenti al loro interno. Ed infine da questa parte potete collegare l'alimentatore che avete visto prima incluso nella confezione per ricaricare il vostro dispositivo. Ma non è finita qui. Se girate il dispositivo, sulla parte superiore sono presenti diversi pulsanti. Sono peraltro di tipo touch, il che vuol dire che appena appoggiate il dito automaticamente registreranno il comando. Abbiamo praticamente 4 frecce direzionali, il centro che è un pulsante di conferma, il pulsante meno e più che vi permetterà di regolare il volume del dispositivo, e in questo angolino trovate il pulsante indietro per tornare effettivamente alle schermate precedenti. Sulla parte inferiore invece potete vedere che il dispositivo ha una base gommata che eviterà quindi che il dispositivo si muova inavvertitamente. E come potete vedere la parte gommata funziona davvero molto bene, il dispositivo da lì non si muove. Se avrete notato bene, sulla parte inferiore è anche presente l'aggancio per poterlo mettere su un treppiede o anche ad esempio su un braccino o altro. Questo è una cosa indispensabile dal mio punto di vista, in modo tale da poter regolare effettivamente la vostra proiezione come vi pare piace. Se volete, sul sito è presente anche un treppiede che loro sono stati così gentili da inviarmi per la recensione. È fatto davvero anche molto bene, ma l'aggancio che trovate lì è praticamente standard, quindi non ci sono problemi. Eccolo qua, andiamo a dare un'occhiata veloce prima di passare alla prova effettiva del Capsule Max. Può sembrare piccolino, ma lo potete allungare girando queste sezioni. Ecco qua, girate questa e si allunga la parte superiore, perfetto. Girate poi questo anello e si allunga anche la sezione inferiore. Quindi come potete vedere la lunghezza è aumentata considerevolmente. Ovviamente prima di poterlo utilizzare dovrete allargare i tre piedini. Eccolo qua, sono belli larghi, quindi garantiranno effettivamente una discreta stabilità del dispositivo, visto che ha un peso considerevole. Quindi lo potete inclinare come vi pare piace. Ed eccolo qua che è pronto per l'utilizzo. Qui c'è la vitina che dovete ovviamente agganciare sotto il dispositivo. E la testa superiore, una volta che l'avete allentata, permette praticamente di inclinare e girare il dispositivo
come vi pare piace, potete scegliere tranquillamente voi. Ma bando alle ciance e vediamo quindi di andare a provare questo piccolo gioiellino, ragazzi. Lo adoro la follia. Allora, ho spento praticamente tutte le luci del mio appartamento, quindi questa parte della recensione sarà decisamente molto più scura. E ho collegato effettivamente il Capsule Max al treppiede che siamo appena andati a vedere. Funzionano insieme da Dio e come potete vedere sto proiettando direttamente a parete. La qualità dell'immagine, ragazzi, è qualcosa di incredibile. E per adesso l'immagine è piccolina, voglio dire, se fossi a maggiore distanza sarebbe decisamente molto più grande. Il bello, come vi dicevo, è che usa praticamente una versione di Android TV che permette al dispositivo di essere indipendente. Lo potete collegare alla wireless di casa e, dato che effettivamente è un sistema Android, potete scaricare diversi applicativi direttamente dall'App Store incluso. Guardate che roba, c'è Netflix, Firefox, YouTube, Hulu, ci sono 8 milioni di programmi, c'è Twitch, Spotify, c'è di tutto, ci sono anche dei giochi. Sono andato a vedere tutti i vari programmi, hanno messo una dotazione davvero incredibile. All'interno mi pare abbia circa 16 GB di capacità di archiviazione dei dati e ha una RAM da 2 GB, più che sufficiente per tutte le operazioni di base. Allora, torniamo alla schermata principale. Anche ovviamente il Bluetooth, potete utilizzare non solo il telecomando, ma se non lo avete con voi, ci collegate il cellulare e lo comandate direttamente. Aspettate che vi faccio vedere anche la parte superiore, che come potete vedere si illumina e vi permette di utilizzarlo direttamente anche senza il telecomando. Cosa volete di più dalla vita? La ventola interna è silenziosissima, non mi aspettavo un risultato del genere. Ma bando alle ciance, che dite, proviamo ad andare un attimino su YouTube? Prendo tipo un canale a caso di questo youtuber che non conosce nessuno. Ah, tenete in considerazione che ovviamente la fotocamera del cellulare che sto utilizzando non rende giustizia alle immagini e l'ambiente è scuro, il che vuol dire che perderà considerevolmente di qualità. Andiamo a vedere, che ne so, il nuovo video di oggi. 3, 2, 1 e bam, siamo dentro il video. Bentornati su World of Warcraft. Sentite la qualità audio, che potete scaricare gratuitamente dal link che trovate in... E per inciso il volume non è al massimo, può salire ancora di più. Centinaia di meravigliose navi da guerra divise in 4 categorie. Oh mio Dio, ok, anche troppo, basta che sto youtuber mi sta sulle balle peraltro. Ragazzi, vi giuro, è un dispositivo fantastico, ma soprattutto non solo dispone di tantissimi modi per collegarlo ai vari dispositivi, ma come avete visto funziona in maniera autonoma. È come avere con sé non solo un proiettore, ma anche un televisore. Ci potete collegare la vostra PlayStation e giocare direttamente a parete, oppure collegarlo la sera e guardarvi direttamente un film su Netflix. È di una praticità assurda, vi giuro. Ma non è finita qui, perché quando il dispositivo rileva che è stato allontanato, automaticamente regola l'autofocus, come potete vedere, e l'immagine sarà bella nitida. Non è finita qui. Se voi il dispositivo lo inclinate, lui corregge direttamente l'immagine in modo tale che non sia trapezoidale, ma che sia sempre rettangolare, e lo fa alla velocità della luce. Ovviamente più andate indietro e più l'immagine comincia a diventare grande, fino ad arrivare a ben 100 pollici. Ragazzi, io vi giuro, questo dispositivo lo adoro alla follia, fantastico. Ci sono tante altre caratteristiche, ragazzi, ma non vi annoio ulteriormente. In conclusione, ragazzi, se siete alla ricerca di un regalo davvero innovativo e che può utilizzare tutta la famiglia, questo secondo me è quello che fa per voi. Ribadisco, ha un costo effettivamente alto, visto che si aggira sui 450-500 euro, ma visto quello che offre, onestamente, li vale tutti. È qualcosa che utilizzerete molto a lungo e in diverse circostanze, voglio dire. Può sostituire tranquillamente qualunque proiettore d'ufficio, ragazzi, lo potete mettere dove vi pare piace, e la lampada ha una vita garantita di almeno 30.000 ore, il che vuol dire che lo potete utilizzare per un bel po' di tempo. Buono, allora, io direi che allora per questa recensione è tutto. In descrizione trovate tutti i link al sito ovviamente di Nebula, qualora vorreste vedere anche il resto dei modelli. Come dicevo, c'è la versione più piccolina che si chiama semplicemente Capsule, ci sono un sacco di modelli, fanno 8 milioni di proiettori e, se ho capito bene, nelle prossime settimane me ne dovrebbero addirittura mandare un altro per una nuova recensione. Trovate ovviamente i link anche ad Amazon se volete comprarlo e dare un'occhiata ai prezzi. Voglio dire, siamo sotto il Black Friday, magari lo trovate anche in sconto. Lasciate un bel mi piace se anche voi avete apprezzato questa recensione e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao ciao!